Direttamente dallo Sweet Café di Caserta di via GM Bosco, che naturalmente ringraziamo per l'ospitalità, con Massimo Vecchione, giro di boa di un'estate da Belvedere, tanti i sold out e non solo. Sì, giro di boa, vabbè, alla fine di luglio sarà giro di boa e ci rivediamo a settembre, ma la prossima settimana è piena di eventi. Il 25 abbiamo Jimmy Sachs, il 26 abbiamo Luque, dove si prevede a breve di annunciare il sold out. Il 28 abbiamo Biagio Izzo, anche lui quasi sold out, e il 31 abbiamo Ernia, anche lui quasi sold out. Sono quattro eventi che porteranno il festival, ecco, alla fine di luglio, ad una pausa che è quella del mese di agosto, e poi ci rivedremo a settembre con gli eventi che conoscete in cartellone, non ultimo quello di Gigi D'Alessio, che si avvia verso, vabbè, quello che era un prevedibile tutto esaurito. Senta, come lei sa e come lei legge, molte persone scrivono, e tra l'altro noi li ringraziamo, critiche costruttive nei confronti di ciò che accade a Caserta, e naturalmente hanno scritto anche su Estate da Belvedere. Hanno scritto una cosa molto interessante che certifica un po' il successo, almeno il messaggio che è più vorrei sottoporre, cioè quello di aggiungere un'altra navetta addirittura per consentire alle persone di salire, ecco, su. Questo è importante. Questa è una richiesta che rimbalziamo subito. Sì, no, però di fa capire il successo che sta avendo la manifestazione, cioè, come i casertani si stanno legando. Io devo dire la verità, quest'anno voglio veramente spendere una parola per il Corpo dei Vigili Urbani di Caserta, che sta facendo un lavoro eccezionale, così come il Comune per quanto riguarda l'accesso al Belvedere, l'afflusso di pubblico e il discorso, ecco, del parcheggio e della navetta gratuita. Ringrazio anche i casertani, gli avventori che vengono da fuori Caserta, di averlo, tra virgolette, oramai sposato. Ecco, il festival, come dici tu, sta acquistando una notorietà sempre maggiore, e anche le modalità con cui raggiungere il Belvedere l'acquistano. Sono d'accordo sulla richiesta di un'altra navetta, la rimbalziamo direttamente all'assessore Casale e al Comune, visto che sia il parcheggio gratuito che la navetta gratuita sono messi a disposizione dal Comune di Caserta per favorire, ecco, il pubblico a raggiungere il Belvedere e a non intasare di traffico o parcheggiare macchine in doppia, tripla fila, come negli anni a venire abbiamo purtroppo dovuto constatare, lasciando i residenti di San Leucio, i residenti del borgo, in pace, vivere a casa loro, nonostante ci sia una manifestazione così importante. E per questo ancora una volta veramente faccio complimenti al Corpo dei Vigili Urbani ed anche alla Protezione Civile, fondamentale nella collaborazione con l'evento, oramai da due anni al nostro fianco, e davvero i risultati si vedono. Senta, lei si occupa da un paio d'anni anche del marketing della Casertana Calcio. È cominciato il suo lavoro in una settimana, già sono arrivati 4-5 sponsor, sì. Naturalmente è importante, però naturalmente lei lo sa meglio di me, la domanda di attualità è quella: che aria si respira all'interno della società? Ci siamo, non ci siamo? Ci siamo, non ci siamo, insomma. Allora, questo tu lo sai, voglio dire, io mi limito a fare il direttore marketing, poi alla mia esuberanza fa sì che io invado tutti i territori. Ma noi vogliamo sapere solo che aria tira. L'aria che tira è quella di un cauto ottimismo, voglio essere diplomatico, diciamola così. La cosa che posso dire per rassicurare tutti i tifosi della Casertana è che il presidente D'Agostino e la Casertana hanno assolto a tutte quelle che sono le pratiche per la domanda di ripescaggio e quindi di iscrizione alla prossima Lega Pro. Noi abbiamo tutta la documentazione a posto per poter partecipare alla prossima Lega Pro ed essere ripescati. Come voi sapete, in questo momento scrivono tutti, siamo terzi in questa graduatoria, c'è l'Alcione Milano, c'è il Fano e c'è la Casertana. La Casertana ha fatto tutto quello che c'era da fare, gli altri non lo so. Noi abbiamo un cauto ottimismo su questo argomento, ci dicono che da lunedì, martedì dovrebbe essere tutto molto più chiaro. Qualsiasi sia la notizia da dare, sicuramente la darà il presidente, la darà la società, e noi abbiamo solo una grande speranza, penso si legge, si vede dai volti, dai sorrisi, speriamo sia la volta buona, che succede tutto quello che questa città merita, perché veramente non possiamo più stare in Serie D, dobbiamo tornare tra i professionisti.